Allora, sono qui con Solidoc, sono al quinto, ok, e vabbè, allora, lo smusso qua non c'è su questo, ok? In più, qui, comunque, guardando il disegno qua bene, questo qua è più alto, ok? E dunque, sicuramente qui va giù comunque più basso, non è tutto dritto. Ok, vabbè, e questo è un errore di interpretazione, sono due errori di interpretazione. Poi andiamo a vedere, questo mi va bene, 115, perché comunque è un'ipotesi, vado qui, qui il 85 me l'ha fatto giusto, questo simmetrico va bene, ok, poi è andato, andiamo a vedere qua, qui lui non è andato a creare creazione guidata fuori, ma ha fatto 10 con... Ok, però qui c'è una quota in più. Ok, nel senso che se io sono qui, devo fare converti entità con questo, no, con radiale. A questo punto non ho bisogno della quota. Ok, non ho bisogno della quota. Poi queste, vabbè, così via. Questo va bene. Poi lui è andato a fare il filetto dopo. Certo, si può fare. Bisognerebbe stare attenti al diametro di nocciolo e bisognerebbe stare attenti anche che si perde tanto tempo. E poi sempre annotazioni, dettagli, andare a filettature cosmetiche ombreggiate, che così uno vede che è, cioè il filetto lo vede subito. Poi qui taglio estruso, questi sono schizzi blu. Dunque, quota in più che non mi serviva e schizzi blu, quota in più e schizzi blu. Ok, e poi aveva accordo e andiamo a vedere adesso questo famoso interasse se è stato rispettato. Vado qua, vado, lo vado a prendere nel punto e non è stato rispettato perché se io vado a misurarlo, questo doveva essere 144 invece è 130. Vabbè, ci vediamo alla prossima.